Parliamo oggi di mieloma multiplo. Quali sono le novità più interessanti, significative e impattanti presentate all'ultimo congresso della Società Americana di Ematologia, l'ASH, per il trattamento di questa neoplasia ematologica? Facciamo il punto con un esperto, il dottor Claudio Cerchione. Dottore, quali sono le novità più significative presentate a quest'ultimo congresso dell'ASH per quanto riguarda la cura dei pazienti con mieloma multiplo di nuova diagnosi che sono candidabili al trapianto autologo di cellule staminali? Sicuramente all'ultimo congresso dell'American Society of Hematology si è confermato un nuovo backbone nella terapia in generale dei pazienti di nuova diagnosi, che è l'anticorpo anti-CD38. E abbiamo visto un aumento di follow-up, un update dello studio Griffin che affianca allo standard of care VRD il daratumumab e in termini di sopravvivenza libera da progressione, di PFS, ma soprattutto in termini di MRD negatività, quindi di profondità di risposta, ha mostrato un netto vantaggio rispetto allo standard di cura per i nostri pazienti e quindi si conferma come terapia del presente e futuro. Abbiamo visto recentemente approvato anche nel nostro paese, in Italia, il daratumumab affiancato al BTD in questi pazienti. Crediamo che il VRD può sicuramente migliorare ulteriormente i dati in termini di profondità di risposta e di tollerabilità alla terapia in atto. È una nuova opportunità che contempla sempre un anti-CD38 come backbone, è lo studio GMMC-HD7 presentato da Goldsmith e collaboratori, che valuta anche in questo caso una quadrupletta, in cui però l'anticorpo monoclonale di Lisatuximab, l'altro anti-CD38 affiancato a BRD, e anche in questo caso abbiamo dei dati sensazionali in termini di risposte di altissima qualità, quindi risposte stringenti che sono addirittura il 66% nel braccio sperimentale, con un MRD negatività del 64%, quindi dei dati assolutamente mai immaginati in un mieloma multiplo, e sicuramente quindi andiamo sempre più verso il mondo delle quadruplette. Mondo delle quadruplette per quanto riguarda l'induzione, che tuttavia si conferma un'induzione al trapianto autologo di cellule staminali, e anche lo studio Master che è andato a valutare il daratumumab in combinazione con carfilzomib, lenalidomide e desametasone, ha mostrato un dato sensazionale in termini di profondità e qualità di risposta, ma quanto il trapianto autologo sia ancora parte fondamentale della terapia di prima linea, viste le differenze in termini di MRD negatività nel pre e post trapianto. Un update sul mantenimento con ixazomib ha visto purtroppo l'aggiunta di ixa ad RD nel mantenimento dei pazienti trapiantati, che purtroppo non ha dato una differenza statisticamente significativa, quindi l'ixazomib non è una buona arma da aggiungere a RD nel paziente che viene avviato a mantenimento. Dottore, che novità ci sono invece per quanto riguarda la gestione e il trattamento dei pazienti con malattia di nuova diagnosi, che invece non possono essere candidati al trapianto di cellule staminali? Sicuramente per questo subset di pazienti lo studio DREAM 9, che è uno studio di fase 1, ha mostrato l'efficacia in termini di profondità di risposta, di qualità di risposta, ma anche di tollerabilità nell'aggiunta del belantamab mafodotin allo standard of care, quindi a BRD. Si tratta di uno studio assolutamente rivoluzionario, appunto, per pazienti non eleggibili a trapianto. Siamo ancora nella fase primordiale dello studio, che ha visto i dati soltanto di 12 pazienti, ma che continua sempre più a rendere promettente il belantamab come opzione in tutte le linee di trattamento per i nostri pazienti. In particolare voglio sottolineare che tutti i pazienti, 100% dei pazienti, hanno raggiunto una risposta maggiore o uguale alla very good partial response, con una tollerabilità assolutamente eccellente. E tra l'altro questo studio di fase 1 sarà presto attivo anche presso il mio istituto, l'IRSS di Meldola, quindi avremo opportunità di testare questa meravigliosa molecola anche nei pazienti in nuova diagnosi non eleggibili a trapianto autologo. Passiamo ora alla gestione dei pazienti che hanno avuto una ricaduta o che sono risultati refrattari a trattamenti precedenti. Che novità ci sono per questo gruppo di pazienti? Ah, per questo gruppo di pazienti sicuramente abbiamo un mare di novità positive, la conferma di quanto il panorama del mieloma ricevuto refrattario si stia totalmente rivoluzionando mese dopo mese, direi giorno dopo giorno, tante combinazioni, tante molecole, tanti nuovi meccanismi d'azione. Il belantamab si conferma come zoccolo duro di tante terapie, in particolare vorrei sottolinearne l'associazione con l'inducible T-cell costimulator agonist, un immunomodulatore di nuova generazione, che
ha mostrato dei dati assolutamente considerevoli in pazienti fortemente pluritrattati che erano stati sottoposti a una mediana di 5 linee di trattamento, con overall response rate che è andato tra il 44 e il 67%. Sicuramente BCMA diventa un target non soltanto per gli anticorpi, ma anche per i BiTE e le CAR-T, e nello studio Majestic 1 il teclistamab, un anticorpo bispecifico diretto contro BCMA che ha la peculiarità di essere un farmaco sottocutaneo, ha mostrato una risposta almeno parziale nel 62% dei pazienti trattati, con una durata di risposta ancora non raggiunta all'attuale follow-up, come dimostrato dai dati presentati da Moreau e collaboratori, e con una percentuale di cytokine release syndrome assolutamente bassa, ma soprattutto generalmente di grado molto lieve, insorgenza precoce e durata molto limitata. Abbiamo dei nuovi anti-BCMA, tra cui l'erranatamab, che ha prodotto tassi di risposta di circa il 70%, e sicuramente vediamo allungati gli update per quanto riguarda le CAR-T. In particolare voglio sottolineare CAR-T2-1, in cui i 97 pazienti arruolati ha visto con Siltecel dei dati assolutamente incredibili, con dei tassi di stringent CR pari all'83% e soprattutto il 92% MRD negativi, dei dati incredibili. Nuovi bersagli sicuramente sono stati valutati, ma diciamo siamo nel mondo delle CAR-T. Vorrei sottolineare soltanto il dato di Modakafusp, che è un'immunocitochina che è progettata proprio per dirigere le molecole interferone all'interno delle cellule CD38 positive, con dei tassi di risposta del 38% per quanto riguarda la risposta almeno parziale anche nei pazienti refrattari ad anti-CD38, quindi una nuovissima terapia che può dare nuova speranza anche ai pazienti resistenti a tutti gli agenti attualmente disponibili per i nostri pazienti. Dottore, per finire, in una battuta, al di là dei grandi studi di fase 3, in che direzione sta andando la ricerca futura sul mieloma multiplo, stando ai dati presentati all'ASH? Il presente e futuro è meraviglioso, sicuramente stiamo vedendo una nuova era del mieloma multiplo. Mi immagino un futuro fatto sempre più di terapie personalizzate, di target therapies, per quanto risulta difficile data l'eterogeneità di questa patologia, ma i dati di Kaufman sull'associazione con venetoclax in sostituzione del bortezomib associato a daratumab e desametasone nei pazienti traslocati 11-14 con una netta differenza rispetto al braccio di controllo ci fa soffermare sempre più sull'importanza della stadiazione molecolare dei nostri pazienti e sull'importanza di individuare dei target. E a tal proposito, anche presso il mio istituto, l'IRST di Meldola, stiamo avviando un protocollo nazionale sul gene expression profiling combinato a un integrated multidisciplinary approach al fine di detectare la stadiazione del rischio nei pazienti affetti da mieloma multiplo, al fine di trarne marcatori prognostici, ma al fine di individuare una successiva fase con una interventional trial in cui potremo andare a cercare una serie di target in cui incapsulare i differenti agenti che abbiamo a disposizione. Abbiamo tante combinazioni, tante molecole, dobbiamo saperle utilizzare al meglio e quindi scegliere qual è il paziente giusto per quella determinata terapia o combinazione, senza dimenticare di sottolineare quanto è importante la qualità di vita dei nostri pazienti, quindi affiancare a un allungamento di sopravvivenza la qualità di vita. E questa è la strada che spero che ci porti presto, nei tempi più brevi possibili, a scrivere la parola cura nel mieloma multiplo anche recidivato refrattario.